Sapevi che oltre la metà di tutte le specie di piante e animali conosciuti si trovano nella foresta pluviale? Anche se le dense giungle costituiscono solo il 6% della superficie totale della Terra. Tuttavia le dimensioni di questi ecosistemi autonomi sono semplicemente gigantesche. Se dovessimo immaginare la foresta amazzonica come un paese contiguo, sarebbe la nona nazione più grande del nostro globo. Inoltre, la località in Sud America copre un'area incredibile di 6 milioni di chilometri quadrati, che si estende su 9 paesi diversi. La densa giungla del bacino amazzonico ha la più grande biodiversità di tutte le foreste pluviali della Terra. In nessun'altra foresta tropicale si incontrano così tante creature diverse come qui. Mentre i ricercatori sono già riusciti in passato a scoprire innumerevoli specie animali e vegetali nella foresta amazzonica, l'impenetrabile foresta nasconde ancora innumerevoli segreti irrisolti. Oggi vorremmo rispondere all'eccitante domanda su cosa si nasconde nelle regioni inesplorate della foresta amazzonica. Prima di iniziare, assicurati di premere il pulsante mi piace e di attivare la campanella di notifica per altri video. Inoltre rimanete nei paraggi per il numero 1, se volete essere davvero sorpresi. Tribù isolate. Più di 6.400 km. Questo è quanto il possente Rio delle Amazzoni serpeggia attraverso il continente sudamericano, attraversando allo stesso tempo i confini di 8 paesi diversi. In un solo secondo, 206.000 metri cubi d'acqua si mettono in movimento qui. A causa di questo flusso d'acqua mozzafiato, il Rio delle Amazzoni è stato nominato il fiume con più acqua sul nostro pianeta. Per metterlo in prospettiva, alla sua foce il Rio delle Amazzoni ha circa 70 volte più acqua del Reno. È noto che le rive di questo gigantesco corso d'acqua sono principalmente adornate da una foresta pluviale impenetrabile, in cui vive una grande varietà di animali e piante. Per visualizzare le dimensioni spropositate della giungla, dobbiamo tenere presente che le sue dimensioni superano le aree combinate di Germania, Francia e Spagna. Quando si pensa a una gigantesca massa terrestre, è improbabile che venga in mente la foresta amazzonica. Tuttavia, la foresta pluviale occupa una quantità incredibile di spazio, che è quasi difficile da immaginare. La prossima volta che pensi ad alcuni dei più grandi paesi situati nella parte più meridionale del mondo, potresti anche mettere nel mix la foresta amazzonica. Anche se non è un paese di per sé, certamente potrebbe esserlo. Tuttavia, l'esplorazione dettagliata di questa affascinante regione è naturalmente associata ad alcune difficoltà. Di conseguenza, l'esplorazione aerea dipinge un quadro tutt'altro che rivelatore. La fitta giungla e le innumerevoli cime degli alberi nascondono la vista dei campi sottostanti, come se fossero un prezioso segreto. Ma la ricerca diretta nella foresta pluviale rappresenta anche una sfida incomparabile. Condizioni climatiche estreme e pericolosi animali selvatici sono solo due dei tanti fattori che rendono difficile una tale impresa. Si prevede che i segreti più eccitanti che ancora oggi si nascondono nel cuore della giungla sono quelli delle tribù indigene, che non hanno praticamente mai avuto contatti con la civiltà moderna. Come risultato di questo fatto, i rispettivi gruppi etnici non sanno nulla degli sviluppi degli emisferi urbani. Inversamente, però, questo significa che anche noi siamo altrettanto ignoranti riguardo al loro modo di vivere, come loro lo sono al riguardo del nostro. È un concetto strano a cui pensare. Nella nostra mente queste tribù sono viste come estranei o come il popolo che il tempo ha dimenticato. Tuttavia quelle tribù pensano a noi allo stesso modo. Mentre noi non vediamo necessariamente queste tribù come una minaccia, loro ci vedono come vedremo un leone feroce nella giungla, spaventoso e potenzialmente pericoloso. Queste tribù evitano a tutti i costi il contatto con la civiltà moderna e per la maggior parte ci considerano come dei predatori feroci. Con una superficie di più di 85.000 km quadrati, la Vale do Javari è uno dei più grandi territori indigeni del Brasile. L'area corrispondente nella foresta amazzonica non è solo una delle più impressionanti, ma anche una delle zone meno esplorate dell'enorme giungla. Le stime attuali suggeriscono che circa 3.000 indigeni vivono nella Valle do Javari. Mentre molte delle tribù locali hanno già incontrato persone delle civiltà urbane,
ci sono ancora alcuni gruppi etnici della Valle d'Ojavari che in realtà vivono completamente isolati. I gruppi corrispondenti si sviluppano in modo completamente indipendente dalle conquiste e dalle invenzioni delle civiltà urbane. Per proteggere la vita delle popolazioni indigene da influenze esterne negative, il governo brasiliano ha posto i territori corrispondenti sotto stretta protezione. Questo perché il contatto tra gli abitanti della giungla e la gente del mondo esterno potrebbe avere conseguenze devastanti per le tribù indigene. Tra queste, potenziali agenti patogeni, che se introdotti scatenerebbero epidemie devastanti nei gruppi etnici. Alcune malattie come la rosolia o il morbillo, che possono essere curate facilmente nelle aree urbane, farebbero innumerevoli morti nei remoti insediamenti della giungla. Per questo motivo, il governo locale ha vietato qualsiasi contatto con queste tribù. Nel corso degli anni, una manciata di persone ha tentato di prendere contatto con questi gruppi ingegnosi. Tuttavia, ogni volta, c'è stata una conseguenza disastrosa, sia per gli abitanti delle tribù, che per la persona che li ha visitati dal mondo moderno. Per questo motivo è meglio stare lontano da queste persone a tutti i costi. El Dorado. In un articolo sui più grandi segreti della foresta amazzonica, una leggenda mistica non dovrebbe ovviamente passare inosservata. La storia di El Dorado. Secondo la leggenda, l'Amazzonia è una preziosa miniera d'oro in cui si possono trovare metalli preziosi in grandi quantità. Se si segue questa vecchia leggenda colombiana, si dice che El Dorado sia da qualche parte nel nord del Sud America. Il problema con leggende come questa è che sono state tramandate tra molte generazioni. Pochissime di queste leggende hanno una storia legittima che le sostenga, il che significa che non sappiamo se sono vere o no. Se sono vere, non sappiamo quali parti della storia possono essere state abbellite per motivi di intrattenimento. Questo rende molto difficile per i ricercatori individuare la posizione di tesori mistici sepolti come questo. Così siamo spesso lasciati con troppe questioni in sospeso per arrivare ad una conclusione. È anche interessante chiedersi: se gli indigeni che vivevano qui molti anni fa sapevano di una vera e propria miniera d'oro sepolta nella foresta amazzonica, perché non hanno raccolto i benefici di questa scoperta per se stessi? In un'epoca in cui l'oro e altri metalli preziosi erano più preziosi che mai, è logico che chiunque abbia scoperto questo luogo molto tempo fa avrebbe dovuto tenerlo e rivendicare la ricchezza per sé. Dopo che gli esploratori europei vennero a conoscenza di questo mito, realizzarono numerose spedizioni nelle regioni inesplorate del continente. La speranza di scoprire un paradiso di prosperità terrena non fu però coronata dal successo, nonostante la ricerca secolare. Mentre alcune persone sono ancora fermamente convinte che la terra dell'oro, che si dice dia ai suoi scopritori ricchezze per tutta la vita, sia effettivamente nascosta nella giungla amazzonica, altri credono che non sia altro che un mito fittizio che non ha alcuna verità reale dietro di sé. Rovine enigmatiche. Non meno affascinanti delle etnie isolate che si nascondono nella foresta amazzonica sono i misteriosi e antichi manufatti che vi sono stati trovati. Tuttavia, non tutte le rovine di templi scoperti nella giungla aiutano a capire meglio il modo di vivere delle antiche alte culture. Infatti, alcune persone vedono gli oggetti misteriosi recuperati dal terreno nel bacino amazzonico come prova che le civiltà che vivevano qui secoli fa erano in regolare contatto con esseri soprannaturali, forse alieni da un altro pianeta o dei da un altro regno di esistenza. Un sensazionale ritrovamento che alcuni archeologi hanno registrato nel sud-ovest della foresta amazzonica nel 2018 ci mostra ancora una volta quanto poco sappiamo realmente dei grandi segreti della giungla. Nel dettaglio, i ricercatori si sono imbattuti nei resti di non meno di 81 insediamenti precedentemente sconosciuti. È abbastanza plausibile che i singoli nuclei fossero un tempo uno stato coerente. Gli esperti suppongono che i siti storici siano stati abitati tra il XIII e il XVI secolo. La popolazione totale potrebbe essere stata fino a 1 milione di abitanti durante il suo picco. È un numero di persone davvero impressionante. I bellissimi edifici ornati da numerose decorazioni in pietra testimoniano la straordinaria abilità artigianale che questo popolo sconosciuto possedeva. Al momento, nessuno può dire quante rovine nella selva impenetrabile della foresta amazzonica aspettano ancora di essere scoperte.
Tuttavia c'è la possibilità che decine di altre civiltà siano semplicemente sepolte sotto la superficie, in attesa di essere dissotterrate un giorno in un lontano futuro. Specie animali e vegetali sconosciute. I segreti della foresta amazzonica non sono limitati al mondo umano. Infatti ci sono ancora innumerevoli specie animali e vegetali che sono state finora nascoste con successo alla vista dei ricercatori moderni. Qualche anno fa, però, gli esperti della regione amazzonica hanno fatto una scoperta gigantesca e sensazionale. In una parte precedentemente inesplorata della giungla, i ricercatori hanno trovato quasi 400 nuove specie di piante e animali. Per identificare le singole specie, gli scienziati hanno condotto una ricerca di 2 anni nella giungla. In media gli esperti si sono imbattuti in una specie non ancora scoperta ogni 2 giorni. Le favolose scoperte consistevano in 216 specie di piante, 93 pesci, 32 anfibi, 20 mammiferi, 19 rettili e una specie di uccelli, tutti mai visti prima dal mondo moderno. Tuttavia queste scoperte mozzafiato sono solo un minuscolo frammento di ciò che potrebbe essere ancora scoperto in futuro. La maggior parte degli esperti ritiene che oltre l'80% di tutte le specie di piante e animali terrestri non siano ancora state scoperte. Mentre il fascino dei ritrovamenti registrati è enorme all'inizio, essi sono anche oscurati da una triste goccia di amarezza. Perché anche se abbiamo appena rivelato l'esistenza di queste preziose specie, presto potrebbero essere messe a repentaglio. Questo perché gli animali e le piante si trovano spesso in una parte della foresta amazzonica che potrebbe presto cadere vittima dell'influenza umana. A causa del rapido cambiamento e della riduzione delle dimensioni degli habitat di questi animali, molte delle specie scoperte di recente potrebbero essere minacciate di estinzione. Oltre a questo, anche la deforestazione gioca un ruolo importante nell'estinzione di molte di queste piante e animali. Poiché gli esseri umani hanno un bisogno crescente di legno e di terra, grandi porzioni della foresta amazzonica vengono abbattute e usate per le risorse. Questo potrebbe rappresentare una massiccia minaccia per gli animali e le piante che ci vivono. Il che significa che la maggior parte di queste creature potrebbe presto essere spazzata via. Geoglifi. I resti di insediamenti impressionanti non sono le uniche tracce che gli antichi abitanti della foresta amazzonica hanno lasciato ai posteri. Solo negli ultimi 20 anni, più di 200 geoglifi preistorici sono stati scoperti nel bacino amazzonico. Più precisamente, si tratta di affascinanti disegni del suolo che sono stati scavati nel terreno. Le linee corrispondenti risultano a loro volta in una grande varietà di immagini, mentre i geoglifi trovati nella regione amazzonica raffigurano principalmente strutture geometriche come quadrati o cerchi. Le linee di Nazca in Perù, famose in tutto il mondo, a volte raffigurano anche animali. Le incisioni che erano rimaste nascoste per un numero indeterminato di anni sono state finalmente trovate, quando le squadre di costruzione stavano facendo lavori di pulizia. Questo porta alla conclusione che anche le gigantesche parti della giungla ancora ricoperte di vegetazione nascondono centinaia e centinaia di queste impressionanti strutture. Fino ad oggi nessun esperto può dire con assoluta certezza a quale scopo servissero un tempo queste elaborate immagini della Terra. È ipotizzabile che le strutture scavate nel terreno un tempo funzionassero come luoghi d'incontro dove la gente eseguiva rituali sacri. Ma anche la tesi che le linee fossero legate alla ricerca astronomica è discussa nelle file degli esperti. Alcuni credono addirittura che i geoglifi fossero quei luoghi favolosi dove le popolazioni indigene entravano in contatto con l'intelligenza extraterrestre. Sembra molto interessante che ogni volta che vengono scoperti luoghi come questo, i ricercatori sostengono che sono stati utilizzati in cerimonie, rituali o potenzialmente usati come luoghi di sepoltura. Il più delle volte, semplicemente non abbiamo idea per cosa siano stati usati luoghi come questo. Tutto ciò che abbiamo al momento sono ipotesi, anche se ci sono pochissime prove che dimostrano che questi luoghi sarebbero stati utilizzati per qualsiasi tipo di rituale. I geoglifi della foresta amazzonica scoperti finora sono sparsi su una distanza di 250 km. Con tutta probabilità sono stati fatti tra il III e il XIII secolo. Il fatto che simili immagini della Terra siano già state trovate in diverse altre parti del nostro mondo sembra particolarmente sconcertante. Ci sono linee simili in Nord America e in Kazakistan, tra gli altri. Allora ragazzi, ora tocca a voi.
Quali sono i vostri pensieri sui grandi segreti delle zone inesplorate della giungla? Secondo voi, quali cose mozzafiato si nascondono ancora nella foresta amazzonica? Fatecelo sapere nei commenti. Se ti è piaciuto il video di oggi, per favore dai un pollice in su, iscriviti e attiva la campanella per non perdere mai uno dei nostri video. Grazie per aver guardato. Ci vediamo nel prossimo video.